Come far tornare un narcisista? Questo video sarà un video molto diverso dagli altri perché invece di parlare, ho cercato di sintetizzare la relazione con il narcisista e come far ritornare l'ossessione al partner narcisista che nel frattempo ci ha svalutato, scartato e fatto stare in uno stato comatoso. Ci ha usato come cadaveri, perché cadaveri? Beh, se siete qui perché dovete vedervi anche gli altri video che parlano del ripescaggio, ecco, no, del sesso con il partner narcisista. Prima di andare avanti e spiegare questo schema, è la fase del cretinismo che accompagna lo stato ipnotico, diciamo, che riesce a creare il narcisista dentro le sue vittime, le sue prede. Iscrivetevi al canale, è un comando, non è un piacere che mi dovete fare, e anche attivare le campanelle, sì, vabbè, le campane tibetane, no, la campanella che dovrebbe essere qui sotto. E che vi consente di avere le notifiche di tutti i video man mano che arrivano, man mano che produco. Allora, detto questo, se avete anche una storia da scrivermi, mi raccomando, scrivete al mio indirizzo che vedete in sovrimpressione, scrivetemi la vostra storia, dettagliatela un pochetto e inserite il vostro numero di telefono perché la prima chiamata che ricevete da parte mia è gratuita. Ma che vuole? Sì, faccio la chiamata gratuita perché poi, tra l'altro, chi vorrà un percorso con me sa se con me riesce ad avere feeling oppure mi svaluta e mi scarta, va bene? Dunque, allora, passiamo al video. Allora, la relazione con un narcisista, io l'ho semplificata, ecco, per renderla visibile, chissà se riusciamo, ma facciamo la prova, così. Cioè, ho sistemato su due assi cartesiani una curva, quella nera, che rappresenta l'approccio del narcisista con il partner, e invece in rosso ho raccontato il modus operandi della preda. Si vede bene? Beh, devo fare la prova adesso, chiudo il video e ricomincio. Ecco qua. Allora, che cosa succede? Nella relazione con un narcisista, abbiamo detto il nero è il modus operandi del narcisista, mentre invece il rosso è il modus operandi della preda. Abbiamo rappresentato il modus operandi del narcisista con una curva, una parabola. Poi vediamo insomma un po' tutto. E invece con una curva di Gauss. Speriamo che non mi sente qualche economista o qualche ingegnere o qualche matematico incazzato che dico cavolate. No, non è vero. Quindi abbiamo detto una parabola del narcisista e una curva di Gauss della preda. Che cosa vediamo? Il narcisista, come voi sapete, parte già la relazione a 100. Cioè, sai quando dicono anche stai a 300, vabbè, comunque stai a 100, cioè proprio un bombardamento, infatti lo chiamiamo love bombing, vedete? Un bombardamento che dura tanto, tantissimo, cioè è forte, no? Che incontra però, perché nello stesso momento in cui il narcisista è a 100, la vittima parte quasi sempre da zero, perché ha le sue resistenze, siccome la vittima o preda è una persona senza disturbi, sa benissimo che le cose partite troppo a razzo, poi c'è il rischio che vanno a finire con una rima e quindi parte con le sue resistenze, mentre più questo fa love bombing, insomma, e più sta a vedere la preda, no? Però in qualche modo si invaghisce con tutte le resistenze che ha. Questo, diciamo, coinvolgimento cresce, 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 cresce. Il narcisista, quando capisce, vedi? Perché questo è lo stesso. È la stessa longitudine, si dice così? Vabbè. E quando il narcisista si accorge che la preda sta svalutando,
salendo il suo coinvolgimento, inizia a calare un pochettino. Inizia, e questo è il punto fantastico in cui si incontra bene l'idillio, diciamo, della coppia, guardate un po', in cui la vittima è brutto, la preda del narcisista incontra esattamente l'atteggiamento del suo narcisista. E quindi in questo momento si trovano veramente tanto, perché la preda ha rotto, cioè ormai le sue resistenze sono quasi divelte del tutto, non so, come i cancelli di un concerto dei Queen, per esempio, no? I fan che rompono assolutamente i cancelli. E quindi inizia a diventare veramente una favola il rapporto. Anche il narcisista comunque non è arrivato ancora alla svalutazione che vedremo viene molto dopo. E questo è un momento idilliaco in cui senti di aver veramente incontrato il principe azzurro, in cui inizia la fase di attaccamento. Vedete, un attaccamento della preda che poi arriverà proprio alla fase del cretinismo, in cui sei disposto a tutto per il partner. Perché intanto, quando il partner è intercettato, il narcisista è intercettato, che siete arrivati a un punto di buona cottura, inizia una serie di percorsi ambigui in cui vi testa, vi mette alla prova, succedono delle cose, però invece di incavolarvi, se sentite odore di corna, iniziate a sentirvi ben felici di essere donne cervo, e proprio nella fase di maggior cretinismo ormai il narcisista si è impossessato come un anticristo di voi completamente. Quindi la fase di maggior cretinismo, imbambolamento e ipnosi della preda coincide, vedete, coincide con l'azzeramento. Ormai siete diventato uno zerbino per il narcisista che, oltre a tutte le ambiguità, inizia addirittura una fase di svalutazione, perché nel momento di cretinismo voi cercate anche di essere, siete gelosi, siete soffocanti, e lui, più siete soffocanti, e più vi svaluterà. In maniera proprio sempre più forte, no? È qui che iniziate a diventare dei cadaveri per il narcisista. In questo momento c'è l'idillio, ma e anche coincide con l'inizio delle ambiguità, l'inizio delle triangolazioni, diciamo una diminuzione anche del love bombing. È una relazione che apparentemente inizia, cioè che sicuramente inizia ad avere delle zone d'ombra. Ecco, se in questa fase voi mettete dei vincoli, ecco già qui che ancora non siete arrivati alla fase di cretinismo acuto, cioè qua, vedete? Che lui è ambiguo e voi siete ancora non al punto proprio di cottura massima. Iniziate a mettere dei vincoli e lui non ci sta. Tipo, sono gelosa, ieri non hai risposto al telefono. Lui ti dice: no, ma tu sei troppo possessiva, ti devi fidare. Voi mettete il vincolo di lasciarlo. Il narcisista poi, se voi vi fate sentire dopo un po' di tempo, siete già nella fase di cretinismo e vi fate sentire nel senso che le lasciate, però non siete coerenti. Ecco, questa è una fase in cui potreste essere coerenti, vi fate fottere, non siete coerenti. Quindi, anche se mettete lo lasciate o fingete di lasciare il narcisista perché vi fa ingelosire, il narcisista capisce che è tutto, insomma, un gioco da ragazzi, perché poi in realtà dopo 3 giorni mi manchi, oppure lui vi dice mi manchi, e sapete che da quel momento qualsiasi cosa faccia lo perdonerete sempre. E questo porta il narcisista a considerarvi, a iniziare ad avere un vero proprio disgusto nei vostri confronti, perché al vostro maggiore cretinismo corrisponde il disgusto totale del narcisista, che può fare di voi veramente quello che vuole. Quindi schematizzato, questa è la relazione col narcisista. Nel momento in cui tu non sei ancora cotta a puntino, ce l'hai ancora delle resistenze, inizi a vedere che questo ti triangola, che fa delle cose strane, che non ti senti a tuo agio nella relazione, gli dici, per esempio, non si fa vivo, ecco, prendo spunto dai racconti
ultimi, tipo fai la battuta, sì, tanto lo so che tu hai tante amiche. Lui non ti dà risposta, o lei non ti dà risposta. Tu non reagisci, si cambia discorso, tu vorresti provocare una reazione, ma la reazione non avviene. Il narcisista sa che a te può andare benissimo che abbia altre amiche, perché gli hai fatto la battuta. A quella battuta non ha risposto, tu non hai reagito, quello si chiama il precedente per il narcisista per costruire un'immagine di te come una di quelle sì, abbaia, abbaia, però non morde. L'altro esempio è inizia a subodorare, insomma, di avere sembianze diverse da quelle umane, assomigliare più a una donna cervo, un uomo cervo che è una persona, insomma, con solo dei capelli o senza capelli se magari si è pelato. E allora cosa fai? Chiami il narcisista e gli dici: senti, io ho capito che tu potresti averne un'altra, ma questa cosa non sta bene, non mi rispondi, oppure hai scoperto che ne ha un'altra e lo molli. Bravissimo, bravissima. Cosa succede? Lui ti dice anche: vabbè, e allora se è così, lasciamoci. Tu lo lasci. Dopo qualche giorno, però, il narcisista ti richiama: mi manchi, come te non c'è nessuno, era una cosa di nessuna importanza, e tu ti sciogli perché sei nella fase di cretinismo. Se fossi coerente, ecco l'importanza della coerenza per tenere sempre in pugno il narcisista in una relazione, ma se stai vedendo questo video, non è che sia troppo tardi, è già successo, ma vale per i prossimi e magari i ripescaggi. Se tu fossi stata coerente, quando gli hai detto ti ho beccato con un'altra, ok, se torna il narcisista e ti dice mi manchi, e perché succede con tutti, cioè con tutti quelli che ho sentito per telefono, fate tutti la stessa cosa. Non è che dite no, io non voglio stare con una persona che mi tradisce, questa cosa non mi sta bene, quindi non sono pronta, ne riparliamo più in là. Il narcisista a quel punto sa che deve far qualcosa per meritare la tua fiducia. Invece, nella maggior parte delle volte mi manchi, non si affronta più il problema tradimento. Quindi non torna il narcisista il più delle volte dicendogli non ti tradisco più. Attenzione, quante volte vi è capitato di sentire rimangiare, no, le parole del vostro narcisista? Attenzione, alcuni lo faranno perché poi mi scrivete: no, il mio l'ha fatto. Ok, alcuni lo faranno, ma la maggior parte no, perché il narcisista racconta in fondo sempre una mezza verità. Non è così bugiardo veramente. Come il love bombing, lui ci crede veramente che si sta innamorando di te. Questo non lo dobbiamo capire bene. Non è vero che è una manipolazione. Chi l'ha detto che è una manipolazione? Io, quello, quella. Cancellate tutto. Quando il narcisista pensa di essere innamorato è perché si sente innamorato. Ecco perché il narcisista alla fine a volte, cioè non è che le dice proprio le bugie. Se ti dice mi manchi, tu non prendere o non vuoi, perché tu vuoi prendere quel mi manchi come lasciamo stare tutto. Non ti prendi le spiegazioni del narcisista, non gliene fai. E ricomincia il tutto. Arriverà a tornare a tradirti, arriverà a fare delle cose che tu sei già in ansia, ha ingoiato il rospo senza affrontare la cosa, nella speranza che lui cambi, che è successo, è stato un incidente di percorso e poi lui cambierà. E non è inutile insistere perché sennò divento pesante. E allora succederà di nuovo che farà qualcosa senza darti spiegazioni. Basterà, che ne so, una sera, normalmente ti chiama e tu e non rispondi al telefono, oppure non ti richiama, oppure aspetti che sia lui perché lo fa sempre alle 9 e non lo fa, e tu gli mandi un messaggio e risponderà solo domani mattina. Beh, è chiaro che non sei pazzo, non sei pazza a pensare che ti ha tradito, si è messo nelle condizioni di farti pensare che ti ha tradito. Per poi dirti, quando vi sentirete il giorno dopo, tu sei soffocante, tu non ti fidi, tu no, e no, e no, come diceva un'amica l'altro giorno, l'onere della prova ce l'ha l'accusato quando viene colto in flagrante, ok? Cioè, l'onere della prova ce l'ha appunto il colpevole.
o presunto colpevole, ma molto indiziato. Non chi accusa. Questi ti rigirano la frittata e tu ti senti pazzo, ti senti pazza perché hai dubitato senza aver avuto rassicurazioni di un cambiamento, mi spiego? E tu ti senti sempre, questa è proprio la fase del cretinismo allegro, cioè senza mutande, proprio senza mutande, che vaghi. E incazzato nero perché stai schiacciando i tuoi principi, stai schiacciando i vincoli che avresti in qualsiasi relazione normale posto all'altra persona, perché la fiducia è importante, e quindi arriverà il momento della svalutazione che ho indicato, vedete qui, proprio, cioè arrivi che schiacci te stessa, metti sotto i piedi la tua dignità e ovviamente il disgusto, il disprezzo del narcisista si compie. Vediamo adesso se c'è la possibilità di cambiare le cose. Allora, vi ricordate quello che abbiamo studiato prima? Allora, abbiamo detto la fase del love bombing, il momento in cui è tutto perfetto, che coincide con un innalzamento del coinvolgimento del partner, insomma, innamorato, che è in rosso. E invece, come se linea nera il cuore nero del narcisista, linea rossa il cuore sano del partner. E poi arriva un momento della fase di cretinismo molto grande, cioè sembra una mammella la fase di cretinismo del partner, a cui corrisponde un aumento delle ambiguità, un narcisista che sa di avere in pugno la vittima. Infatti, allo zero corrisponde più o meno la cottura a puntino del partner e il narcisista che ormai sta in fase di svalutazione. Vediamo se possiamo cambiare le cose, perché vedete un po'. Questa è, abbiamo detto, una curva di Gauss che può, prima non ve l'ho descritta bene, mi sono fermata, può andare in discendenza, e questa è la parabola del narcisista che ho fatto fermare nell'altro grafico fin qui e che forse potrebbe anche risalire. Eccoci qua, dove eravamo arrivati? Alla svalutazione del narcisista che corrisponde col massimo punto di cretinismo della preda. Se però la preda in questa, cioè vedete quanto è grande la fase di svalutazione del partner, se anche la preda, vedete, inizia a mostrare meno interesse, ad iniziare a usare delle strategie col narcisista, uscirà dalla fase di cretinismo. Vedete qui, questo è un punto importante in cui, vedi, faccio vedere qui, il cretino inizia a usare delle strategie per contromanipolare, quindi esce dalla fase di cretinismo. A questo cosa corrisponde? C'è ancora svalutazione, vedete, perché il narcisista, per cambiare l'immagine che ha del cretino e del bisognoso, insomma, il disgusto per il troppo bisogno del cretino, comunque inizia a destabilizzarsi fino al punto zero, che corrisponde, vedete, a un buon grado di strategia che sta mettendo in essere con coerenza l'ex cretino, che è il partner del narcisista, e abbiamo una forma di destabilizzazione. Addirittura più trattiamo male il narcisista, più lo confondiamo con le strategie di contromanipolazione, più vedete il narcisista risale la china, risale la rupe. Quindi ricomincia a ridealizzare la vittima fino al punto in cui lui si è quasi ricotto, cioè, vedi, lui è quasi ha rivalutato completamente. Vedete un po' come è stata grande la risalita in base alle strategie di contromanipolazione, in cui noi non mostriamo più il bisogno per il narcisista e si ritorna di nuovo ad un punto di incontro in cui voi sapete di essere ancora innamorati, ma state contromanipolando. Riuscite a gestire per un attimo il narcisista, lo coinvolgete, magari tornate a fare se sesso, ma lui sa che siete cambiate. Vedete come stavate bene con il narcisista all'inizio? Ecco. Siete in un punto un po' diverso, è cambiata la relazione, non è proprio come prima. Lui ha iniziato ad avere paura. E tu man mano con le tue o ti decoinvolgi, vedi, fino ad arrivare proprio a svalutarlo tu, il narcisista, e lui invece matura un'ossessione. Perché diventi un'ossessione? Perché può averne altri, può averne altre il narcisista, ma tu sei inafferrabile. E più tu sei. Perché una volta che iniziate le strategie di contromanipolazione e vedi che funziona, che succede? Tu non ti fermi più.
Quindi o ti decoinvolgi o sei sempre più cattivo, sempre più svalutante, però sempre con rinforzi negativi e così. Cioè, questa è la strategia non di. Non è cattiveria questa, perché anche il narcisista, quando vede che non ci stai e non puoi dare più approvvigionamento e, sei sotto, e non sei più sotto controllo, scappa, eh. Però devi essere molto bravo a tenerlo e rifiutarlo, ad essere imprevedibile. Quindi, più che svalutazione, questa è un modus operandi strategico che serve a destabilizzarlo. Vedete? E potete arrivare tranquillamente al punto in cui per voi o c'è o non c'è, fa niente, lui però avrà sviluppato una grande ossessione che potrebbe anche durargli per sempre. Vi è piaciuta questa curva? Io non so se qualcuno l'ha mai fatto, però mi è venuta in mente oggi perché a furia di spiegare per telefono cosa succede, mamma mia, sti bambini che urlano tutto il tempo, io vivo al primo piano, bellissimo il giardino, ma i bambini rompono le palline. E avete visto quindi c'è cioè, la curva della parabola del narcisista si incontra con la curva di Gauss. E se vi vengono dei nomi, che ne so, la parabola del cretinismo col narcisista, oppure che ne so, no, la curva del cretinismo è questa. Questa è la parabola del narcisista. Non so se vi vengono dei nomi per lo schema di questa della relazione con il narcisista, sono contenta, me lo potete mettere anche qui sotto quando ne riparlerò, avrò coniato, grazie anche a voi, dei nuovi termini. Spero vi piaccia e veramente sintetizzi quanto è importante la coerenza per non arrivare alla svalutazione. Se qualcosa non vi va in qualsiasi relazione, non ingoiate, perché ingoiando non fate altro che schiacciare i vostri ideali, la vostra morale, soltanto per la paura di essere abbandonate, per la paura di non essere accettati nei vostri vincoli, nei vostri bisogni e nei vostri desideri. Ascoltate i vostri desideri e che li ascoltino anche gli altri. L'amore di una persona non lo misuri da quanto tu dai a questa persona. L'amore di una persona lo misuri in base a quanto è disposta ad accettare i tuoi desideri, ad accettare i tuoi bisogni. Quindi non puoi comprare con le tue attenzioni l'amore di un narcisista e di nessuno. Comunque, questo è lo schemetto che vi ho dato per questo video è tutto. Scrivete per posta, per email le vostre storie, vi ricontatterò e ripeto, aggiungete nei commenti le vostre valutazioni o comunque diamo un nome a questo schemino che mi sembra doveroso. Un bacio a tutti, ciao.